Salve a tutti, ora manderemo un filmato fatto diversi anni fa dove appare Alberto Baldini, un collaboratore, vice direttore della Tribuna Sportiva, un grande amico che è recentemente scomparso, vogliamo ricordare così, assieme ad Alberto Mattioli che parla di un altro amico scomparso e poi Mattioli stesso sarà qui con noi a parlare direttamente con voi. Di questo sportivo, di questo diciamo, giornalista veramente vivace che ci ha allietato la vita per tanti anni e è stato di grande compagnia per tutti noi. Arrivederci. L'ha conosciuto anche lei attraverso i disegni e anche così l'ha conosciuto in persona. Qualche spunto, qualche idea, qualche commento? Sì. Con Carmelo ho avuto un'amicizia, diciamo, repentina quando mi sono impiantato con questo negozio, perché lui si è sempre qualificato non disegnatore ma giornalista sportivo. L'ho avuto come cliente e soprattutto l'ho avuto come amico in quegli anni come uomo di sport. Non era particolarmente attratto dalla disciplina che a me interessa, la pallacanestro, ma era un uomo di redazione della Gazzetta dello Sport, di redazione nei settimanali della Rizzoli e quindi conosceva di straforo la pallacanestro, ma come uomo di sport, ripeto, era molto facile interessarlo anche alla disciplina che lui non amava. Parlavamo di pallacanestro, parlavamo di calcio, parlavamo di ciclismo. Un episodio che l'ha colpito, parlando magari delle sue disegnate. I ricordi più belli di cui lui parlava sovente con il sottoscritto erano stranamente non quelli legati al calcio che gli ha dato il maggior lustro nella sua attività, ma erano quelli legati agli inizi della sua attività con il ciclismo. Del Giro d'Italia e delle grandi corse in Lombardia lui ne parlava con profusione e ne parlava con grande intelligenza. Beh, ma Carmelo, ricordo che anche per noi aveva disegnato, per noi parlo dalla tribuna, aveva disegnato qualcosa sul basket, anzi molto. Sì, la bravura di Baldo Baldini e del sottoscritto fu quello di interessarlo appunto parzialmente al basket, non era un conoscitore, però lui fece dei disegni inerenti alla nostra attività di una bellezza unica. Me ne ricorderò uno in particolare, perché ce l'ho ancora via sul Popolo Cattolico proprio, con ogni probabilità di metà degli anni 70, intendo dire 75, 76, 77, di quegli anni lì, a proposito di un derby giocato e vinto contro un'altra formazione bergamasca. Allora l'Orsa Treviglio era ai primordi, eravamo all'inizio della nostra attività migliore ancora a livello provinciale e regionale, e lui ogni 15 giorni ci ha fatto una vignetta. Ne ho via una proprio perché mi ricordo un momento particolare dell'allora Orsa Treviglio. Ricordiamo il percorso sulla stampa locale, cominciò con la parte del Billy Goat ovviamente, cominciò sul Popolo Cattolico. Dunque, io ho conosciuto, Carmelo Sino l'ho conosciuto sulla Gazzetta dello Sport e prima su Sport Illustrato, quando ancora non abitavo in questa cittadina, poi dopo sul il Popolo Cattolico e sulla tribuna che tu dirigevi, ma io di Carmelo Silva ho un altro ricordo personale. Sono stato il primo, come Ottica Mattioli, a concepire la reclame sul Billy Goat mediante una vignetta di Carmelo. Io continuo con questa tradizione qua da tantissimi anni e la prima vignetta di Carmelo Silva a mo' di reclame di un'attività commerciale è quella dell'Ottica Mattioli, non so più di che anno, di tanti anni fa.
ho via purtroppo soltanto di queste sue vignette le fotocopie. E purtroppo non le abbiamo neanche noi e chissà, speriamo che chi sente questa intervista si faccia avere queste immagini, questi disegni in modo che possiamo riprodurli poi senz'altro. Sì, a me basterebbero ulteriori fotocopie per un ricordo personale. Di Carmelo Silva ho via due schizzi, ma che non c'entrano niente con la direttiva sportiva, soltanto sul fatto dell'amicizia come cliente. Con Paolo Furia, il sottoscritto, è uno dei tre personaggi trevigliesi che ha avuto modo di conoscere in modo un po' approfondito, anzi di diventare amici intimi di Carmelo, perché coinvolto nell'attività giornalistica della Tribuna o delle altre iniziative che abbiamo fatto. Ecco, ma però prima di conoscerlo lo ricorda come grande vignettista sulla Gazzetta dello Sport e anche su altre pubblicazioni. Ma io lo ricordo innanzitutto come grande vignettista, perché per noi che ci cibiamo un po' di sport, di calcio in particolare, pallacanestro, lui era per il calcio e il ciclismo. Carmelo Silva è stato un mito, perché non c'erano i mezzi televisivi di adesso, non c'era la moviola, non c'era niente, i gol della domenica li leggevamo il lunedì sullo Sport Illustrato e li vedevamo proprio grazie alla disegnata di Carmelo Silva. Poi quando lui ha smesso la collaborazione diretta con la Gazzetta dello Sport e ha avuto un po' di tempo a disposizione da dedicare a Treviglio, perché era sempre a Milano, come diceva lui, abbiamo avuto modo di conoscerlo e di tirarlo un po' con noi a fare vignette per quanto riguarda lo sport trevigliese e non solo lo sport. È stata un'esperienza bellissima, perché con Carmelo Silva ci si divertiva, carattere abbastanza chiuso, un po' burbero, però di grande signorilità e di grande, non so, di grande insegnamento per uno che come me ha visto nascere e svilupparsi le vicende sportive di Treviglio, anche gli anni ruggenti del calcio con la promozione dalla Serie D alla Serie C. È stata un'esperienza notevole, perché grazie a lui gli sportivi trevigliesi potevano vedere sui giornali, sui settimanali di Treviglio tutte le famose disegnate del Silva, che è un po' come mettere Maradona che gioca allo Zanconti. Per noi è stata la stessa cosa. Dicevamo, c'è anche il giornale di Treviglio, giornale che ha soppiantato la Tribuna, diciamolo purtroppo. Il giornale che ha soppiantato la Tribuna, che purtroppo per evidenti motivi non ha mai potuto beneficiare della collaborazione di Carmelo Silva, perché ci ha lasciato prima che questo giornale, il giornale di Treviglio, nascesse. Invece io e Baldo abbiamo conosciuto... Sì, l'abbiamo praticamente conosciuto insieme, perché tu per motivi professionali condividevi l'ufficio con Paolo Furia e io per... motivi giornalistici frequentavo Paolo Furia usufruendo del suo ufficio per la Tribuna, esattamente, e lì l'abbiamo coinvolto io con le mie storie di sport, Roberto Fabruci con le sue robe di politica, e insieme abbiamo messo insieme il Bigulot, se non ricordo male. Sì, perché lui aveva litigato con quelli del Billy Goat. Lui è sempre stato l'anima, una delle anime del Billy Goat, che è il giornale per antonomasia di Treviglio, l'annuale che esce il 28 di febbraio in occasione della Festa delle Lacrime. Poi si era trovato non d'accordo su certe argomentazioni e grazie a Roberto Fabruci è stato fatto un altro giornale, Bigulot, le cui vignette erano tutte fatte da Carmelo Silva, che ha preso
un po' l'iniziativa come una rivincita personale, l'occasione per mettere in evidenza se stesso, anche se lui non è che ci tenesse molto apparire. Però erano far vedere che poteva fare una cosa come il Biligotto, magari anche meglio. Comunque, e ci siamo riusciti, devo dire. Io mi sono permesso alcuni anni fa di fare qua un articolo proprio in morte di Carmelo Silva, dicendo che aveva fatto più gol di Maradona e Pelé. Maradona e Pelé non detti strettamente in ordine alfabetico, ma anche di meritocrazia. Questo lo sottolineo e si può capire per chi tengo io. Lui ha disegnato i gol di tutti e per tutti gli italiani, ma il suo Sport Illustrato aveva valicato le Alpi, era stato imitato anche in Francia, perché non essendoci la televisione, adesso poi che c'è Sky, che abbiamo tutto e sappiamo tutto, ci manca, fra 10 anni sapremo anche il risultato di una partita prima ancora che venga disputata. Allora non si conosceva niente, Rivera lo conoscevamo perché c'era la foto sui giornali, però come facesse a passare la palla, come facesse a stopparla, ci dovevamo fidare di chi decantava le arti di quei giocatori. E lui ce le faceva vedere con le sue disegnate che erano, ripeto, penso di averlo ripetuto più volte, una poesia. Era un poeta, il poeta della matita. Senti Baldo, io quando gli dicevo di fare delle vignette politiche, perché io lo coinvolgevo nelle vignette politiche, magari doveva fare il comune, è una cosa che mi ricordo. Lui era un perfezionista. Mi ricordo quella volta che doveva fare il comune, mi fa: ma c'è ancora l'anta alla finestra, alla seconda finestra, al terzo piano? Io dico: boh, non lo so, può darsi che non ci sia, perché era quel periodo che il comune era un po' disastrato. E lui era coinvolto così tanto che, non sapendo questa cosa, per fare una vignetta perfetta è venuto in piazza, lui abitava via Buonarroti, ha guardato com'era l'anta e poi l'ha ridisegnata. E poi l'ha ridisegnata, questo capitava anche nello Sport, perché noi vedevamo insieme il primo tempo della partita della Trevigliese. Poi lui, appena l'arbitro fischiava la fine del primo tempo, raggiungeva la sua casa, siccome era un grandissimo tifoso del Milan, e voleva sentire alla radio calcio minuto per minuto per vedere che cosa stava facendo Rivera, che era il suo grande idolo, nonostante anche lui, come Gianni Brera, grande altro maestro, lo chiamasse Abatino. E allora io dovevo raggiungerlo alla fine della partita della Trevigliese a casa sua e spiegargli gli sviluppi del secondo tempo, nel caso ci fossero stati dei gol. La prima cosa che chiedeva lui era in quale porta, rispetto all'ottica della tribuna centrale, in quale porta il gol era stato segnato. Questo a dimostrazione di quanto dicevi tu e del perfezionismo di cui parlavo io. Lui voleva perché lui, se il gol era nella porta destra, avrebbe disegnato la porta destra, fosse stato nella porta sinistra, sarebbe stato nella porta sinistra. Una porta qualsiasi. Esattamente. E se per caso la bandierina, il calcio d'angolo era storta, bisognava dirglielo, perché sennò lui si arrabbiava, perché sarebbe venuto a saperlo, e avendola fatta dritta erano parole immonde che dava al suo interlocutore, che nel caso percepivo io. È stata un'esperienza grandiosa, perché io mi presentavo la domenica, lui dipendeva, era molto seguiva l'umore del risultato del Milan. Io capivo subito che cosa aveva fatto il Milan, anche se non avevo sentito la radio, perché o aveva un sorriso radioso oppure aveva giù il muso. E lì si capiva che Rivera aveva vinto o aveva perso. Comunque, al di là di questo siparietto rosso-nero, lui si presentava. Allora, nella sua cucina c'era il tavolino da lavoro con 40-50 matite non molto lunghe, spesso usatissime, ma con la punta sempre affilata, il blocchettino dei fogli da disegno. E in base a quanto io raccontavo, il foglio da disegno prendeva vita e diventava un capolavoro. È stata un'esperienza grandiosa.